Gianluca, amore, la colazione è pronta. Grazie, ma... Ma perché sono già le 7? Grazie, mattina vengo dopo. Ragazzo mattutina! Amore, sei già pronto? Certo, non come te, eh? Piacere, sono Fabrizio. Ciao! Non sbattere le tazzine, fai troppo rumore. Senti mamma, ma io... Ah Stefano, non battere la porta, mi raccomando. Ti prego, parla piano. Vergine. Vergine sono io. Sì, in tutti i sensi. La luna entra nel vostro segno. Grandi incontri e soprattutto ottima salute. Perfetto! Bilancia. Ottima settimana e vai! La settimana sarà all'insegna del divertimento. Buoni rapporti con voi. Il solito sfigato. Scorpione. Non ci posso credere. Oh ragazzi, è l'ultimo anno! Capirai che la sfiga che porta ci bocciano a tutti. Ma non sei venuto a prendermi questa mattina? Ma perché? Come siamo rimasti? Io male. Oh, ci fai una foto? Certo, siete fortunati, ho fatto anche un corso. Sorridete? Ma era già rotta, vero? Io quella me la farei. No, io no. E perché? Perché me la so già fatta. Ah! Quest'estate hai fatto roba, eh? Ma come parli? Dimmelo, Morro, se non me lo dici tu che sei mia sorella! No, e poi non mi chiamare Morro, lo sai, non mi piace. Ma sei uguale alla Morro, ti ci chiamano tutti! Allora, Morro, l'hai fatto con Pierfrancesco? Uffa, no! Vabbè, ho capito, te lo troverò io, l'uomo! Sei sempre convinta di lasciarmi? No, convinta, ti ho già lasciato! Ma guarda che io rispetto agli altri ho una marcia in più! Sì, la retromarcia! Ah, va, guardali! Entrano tutti come pecore, ma non sanno nulla. Dove stanno andando? Che cosa stanno realmente cercando di sapere? Ma perché, scusa, non sei a scuola come tutti? Sono a scuola, ma non sono a scuola. Come potrei dire, sono uno scolastico descolarizzato, capisci? Un coglione. Quest'anno potremmo rimetterci insieme. Io devo studiare, sono occupato. Ti credo che sei occupato, sei un cesso. Alice, ma ti ho mai detto che hai delle gambe bellissime? Sì, sulla seggiovia in settimana bianca. Ah, è vero. E poi l'ho rotte tutte e due. Ah, va? Che sfiga.
Bentornati dalle vacanze. Su ragazzi, andiamo in classe. Giuliano, non spingere. Ciao Rita, come stai? Hai fatto delle belle vacanze? Bellissime. Sempre col tuo bruscolino? Sempre, non mi stacco mai da lui, è tutto ciò che ho. Io adoro gli animali. E lo sai che anche a me piacciono molto. Pure a me, professore. Bella zebrona mia. Pure davanti ai pro. T'avessi detto maialona. Bellini, quest'anno ti aspetto al barco. Aspetti e speri, professore. Professore, di cosa poi? Hai saputo? What's a loba loba? Ma che sta a dire? È arrivata una con due bombastic così. Ammazza, sta scuola sta diventando frequentabile. E te lamenti pure, almeno imparavo l'anatomia, no? L'estate le fa sbocciare. Guarda come sono belle. In Grecia come andava? La Fabiana, la Simonelli. E guarda quella della terza A, la Pascutti. Sono proprio un'altra cosa, sono migliorate. E tu pensa a non peggiorare, che finisci in galera. Io? E che cosa ho fatto? Ah, quello che hai già fatto non lo so. Quello che vorresti fare lo immagino. Baudelaire, fiori del male. Ma quale male? Il piacere, D'Annunzio. Ciao, Pascutti. Buongiorno, professore, come sta? Bene, bene. Un po' meglio se mi dai del tu. Forza, ragazzi, entrate in classe. È già ritardo il primo giorno, eh? Rimonti! Forza, dentro. Quest'anno sta in terza, eh? Ah, professore, ma che sta di numeri? La bocciola entrando e per colpa te sono rimasto un secondo. Ah già, che sciocca. Oh. Ci vediamo. Allora. Ragazzi, sta arrivando il professore. Andiamo. Cominciamo bene l'anno scolastico. Chi è stato questo spiritoso? Allora, io vi assicuro che se chi l'ha scritto non viene a cancellarlo, io vi faccio passare un anno d'inferno dantesco. Ah, innamorati. Bene, bene. Se non altro sei stato onesto. Anche se dal primo della classe non me lo sarei mai aspettato. Infatti non sono stato io. È stato uno che mi ha detto che se non cancellavo mi faceva il culo così. Vai a posto. Ah, bene. Ci sono anche le minacce. Quest'estate vi avevo detto di studiare Leopardi, che cambierà completamente la visione della vostra vita. Bravi! Dimmi l'infinito di Leopardi. Leopardi! Vai fuori! Professore, mi sembrava poetico, no? Innamorati, lo so che tu lo sai. No, volevo dirle che è stato Braccia a scrivere sulla lavagna. Morro, mi dai un morso? Grazie, Paperina. A Superman, via qua che ti criptonizzo! Oh, ma che è stato a fare? Oh! Non si può scherzare! Che ti ha fatto male? Ah, innamorati, proprio te, ho saputo pure che hai parlato, sporco traditore! Ma l'hanno costretto! L'hanno costretto, eh! Ecco, se n'è andata. Ma chi? Io ballo da sola? Chi era? È Caterina, l'ultimo acquisto. Ammazza quanto è bella. Ammazza quanto mi hai fatto male.
Alice, sei bellissima! Di la verità, quest'estate hai beccato, eh? Sì, ho beccato l'epatite! Che sfiga! Era proprio una donna fantastica! Un sogno! Scusa, ma di chi stai parlando? Ma di te, amore! Vabbè, vi saluto, piccioncini! Stefano, dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto! Certo che sei proprio cambiato, eh? Ma perché mi dici sempre che sono cambiato? Che mi sembri cambiato! Tu non mi ami più! Ma sì, che ti amo! Per quanto mi ami. Oh, e non faremo mica come quelli al telefono, eh. Morrò! Eccola, questa è mia sorella. Ciao, eh. Ciao. E allora? A letto dicono che questa è una bomba. Deficiente. Mi sa proprio che le sei sembrata una micetta. A Gianlu, ho appena visto una bellissima. E c'ha un bel culo. Che ne so. Come che ne sa? Ma il culo è tutto. È il loro biglietto da visita. Ti fa capire se una è triste, problematica, simpatica, divertente. È facile. Razza bastarda. Oh, capitano! Mio capitano! È lei che non ci piace, ma quando si estingue? Senti, a proposito dei poeti estinti, io ci avrei per le mani stasera una incredibile. Famo caverna? Preso, famo caverna. Paura, ragazzi, non è che qui ci sono i serpenti? Sì, ci stanno i nostri. Ah, cretino! Sei il solito capone. Sor Cobra dei boschi, no? Bellissima questa caverna, c'è anche il fuoco, ma chi l'ha acceso? E voi le stinti, no? Allora, ragazzi, dai. Sedetevi, comincio io. Ballavi da sola con i capelli al vento, come un'onda che si sparge sul mio tempo. Sei scomparsa per colpa del Cavaliere Nero, ma rimani perfetta nel mio pensiero. Bravo! Ma cosa significa? Ma niente, è una poesia, senza senso. Bellissima, ma tu ce l'hai una poesia così bella per me? Ce l'ho. E tu me l'hai scritta la poesia? Come no, mi sono così concentrato che mi è venuta la meningite. Sì, e come ti intitola? La parte migliore di te. Ah, il titolo è carino? Mi piacciono abbastanza le tue pere, ma la cosa più forte è il tuo sedere, quando che lo palpeggio con la mano e tu sospiri muovendo il deretano, io sul tuo popò ci farei la nanna, perché c'è un culo come una capanna. Ma sei il solito burino, non cambi mai. Oh, ste cose le scrive pure Boccaccio, eh. Senti come piove. Vieni, vieni, mi è venuta un'idea per una poesia. Ma non puoi dirla qua. No, no, è meglio fuori, vieni, vieni. Ma è una poesia d'amore? Certo, è la pioggia nel pineto, con la rima baciata. Ma stai comune? Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane. Ma odo parole più nuove, che gocciolano e foglie lontane. Piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novelle. Sulla bella favola che ieri ti illuse, che oggi mi illude. Oh, Sermione, Ermione, Ermione, Gianluca. Gianluca. Ma cos'è? La pioggia nel pineto. Me la ricordavo diversa. E mica la declamate tutte uguali, no? Cretino. Vediamo chi possiamo interrogare. Vediamo chi possiamo interrogare. Vediamo chi possiamo interrogare. Vediamo chi possiamo interrogare.
scritto La critica della ragion pura? Non lo so. Kant, Mellini, Kant. Sì, Kant che te passa. Bracci, piantala, abbracci. Allora cambiamo argomento. Mellini, che vuol dire Sturm und Drang? Non lo so. Ma non sai proprio niente. Mellini, dimmi almeno che ora è. Non lo so. Non sai neanche questo. Professore, ma meno si sa nella vita, più si può imparare però. Due? Sì, è due, Mellini. E due sia. Mendeleev è quel chimico russo che scoprì una legge secondo la quale le proprietà chimiche o fisiche degli elementi sono una funzione del loro peso atomico. Beh, che succede? Cos'è questa risata? Allora, basta ridere! Allora! Va bene, facciamo così. Dai, smettiamola con le spiegazioni tradizionali, perché siete un po' stanchi, eh? E facciamo una bella cosa. Facciamo una bella votazione particolare, eh? Allora, ma avete visto che bella acconciatura che c'ha la Pascutti? Guardate. Facciamo una cosa, allora votiamo così. Allora, chi è che vota a favore dell'acconciatura della Pascutti? Su! Quest'anno è l'anno della Pascutti. Secondo me la Pascutti ci potrebbe stare. Chi vota contro? Pascutti? Fermati un attimo, per piacere. Ti sta proprio bene questa acconciatura. Dice? Ma sì, sei carinissima, guarda. Sai che le donne quando cambiano acconciatura dei capelli è perché vogliono cambiare un qualcosina della loro vita. Che fai stasera? Esco con il mio ragazzo. Ah, e domani? E domani mi sa che ho una festa con il mio ragazzo. E mettiamo che tu fossi libera. Starei a casa ad aspettare la telefonata del mio ragazzo. Ah, ma tu sai che così prenderai sempre 5 in chimica? Ah, professor, a me il 5 mi realizza. E dai, vieni qua, bella bamboletta profumata, fatti baciare un po', dai. Ma guarda là, guarda come stai, come sei combinato. E che ce posso fare? È la natura, no? Sono arrapato. I calzini, dicevo i calzini. Ancora porti i calzini bianchi e pure corti. Che orata. A parlare la principessa sulla fava. Senti, Giuliano, se vuoi che stiamo insieme, devi imparare a parlare meglio, a vestire decentemente. Ma dimmi tu, chi è che porta ancora i mocassini neri a punta e con la fibbia? Coso? Francis Tarantino, no? Quentin Tarantino. E vabbè, stiamo là, su. Senti, ieri sera in pizzeria sei stato un'ora con lo stecchino in bocca. E mi si era infilato lo straccetto nel molare. E facevi schifo. Ma no, dai, ero simpatico, tipo Johnny Stecchino, no? Sì, però quando mangi il brodo fai rumore. Stai sempre a cercare il pelo nel capezzolo e dai, vieni qua, su, fatti baciare un po', dai, su. Ma va, e tu che gli hai detto? Che mi fa schifo. Ma quello ti posso. Vabbè. Ragazze, quest'anno mi sa che c'è uno che mi piace. Finalmente, non ci posso credere. E chi è? Non ve lo dico. Dai. Morro, può venire un attimo? Non sarà mica lui. Ma che sei pazza? Che faccio? Vado? Certo, devi andare, senti che vuole. Anche se già lo so che vuole. Ciao, allora, buongiorno. Buongiorno, tutto chiaro della lezione di oggi, eh? Sempre a caccia di uomini, Via, via, siamo condannate, zitelle a vita. Oh, senti un po' tu. Che c'è? Dovrei dare una grattatina. Sì, affittateli. Su. Ma che ti gratti? E basta, guarda, mi hai fatto proprio passare la voglia. E poi non mi fai mai nessun regalo, dico, non ci pensi mai a me. Come no? Ci penso. Sì, sempre a quello. Non è vero, avevo pensato pure a regalarti una cosa. Che? Una camicia da notte. Te pareva, magari con la solita scritta, un'altra borata delle tue. Ma dai, pensa a qualcos'altro, che ne so, un cane, all'amico dell'uomo. Ma già c'è me come amico e so pure di razza. Ma tu sei un bastardo, mamma. Sta ragazza è proprio strana. E poi bastarda a me. Hai visto che mira che c'ho? Sono un bulldog, anzi, un bulldozer. Grazie professore, arrivederci. Ciao. Grazie.
Allora? Che hai deciso, te lo fai? Quanto siete cretine! Ora ci racconti subito tutto nei dettagli. Mi ha detto che mi interroga. A casa sua? In classe, ma mi ha detto di non dire niente. Cioè? Ti interroga e tu non devi rispondere? Ma no, di non dire niente che me l'ha detto. Mi chiederai biossidi di carbonio. Morrò, ti volevo presentare Francesco. Che te ne sembra? Ciao, mi ha detto che ti devo conoscere. Sì, piacere. Scusa, ma dobbiamo andare. Boh. Mia, che strazio che sei. Basta con questa storia di trovarmi l'uomo. Ma quello mi chiara male. Mia, lascia stare. Adesso tua sorella si butta sul professore. Forte l'idea del professore. È una buona scuola, no? Ah, bello de macchina. Agore, ecco qui che è pronto. Yeah. Ah, mamma, sempre bucatini. Ma non lo fa qualcosa di meno pesante, che so, un po' di riso. Ma che sei, in cinese? Magna, magna, che te fa bene. Papà, posso mangiare ste cofane di pasta? Mi si piazzano tutte qua, c'ho i rotoli. E i rotoli sono volgari. Ma chi l'ha detto? Mamma, tu sei una brava donna, ma non puoi capire. Un uomo deve anche guardare il fisico, il portamento, l'aspetto esteriore. Oh, ma che stai a diventare gay? Sì, gay. Ci manca solo questo, ci manca. Vabbè, va. Fammi due straccetti. Che patate? Che patate, va. Armandino! Che vuoi? Fammi un po' per dei calzini. Bianchi. Che boro. Siete tutti buoni. Ciao amore. Vieni in cortile? Eh no, devo andare in bagno. Vabbè, allora stasera, ti ricordi? Ok, alle 9. Ciao. Ti scappa, piscione. Scusa, ma dove è questo? Oh, ma dove pisci? Uno vale là. No, i cessi non sono tutti uguali. Sono lo specchio dell'uomo. Ah sì? Sì. Ma va a cagare. Sì, sì, vado. Libero. Ti vedi questi che ti chiedono di uscire? Tu stai lì che ti prepari, ti scegli il vestito, ti fai il capello perfetto, ti trucchi, non ti fai figa, ti fai strafiga e questi ti guardano solo le tette. Come c'hai ragione. Ma insomma, tu che vorresti? Quale sarebbe il massimo dell'uscita? Ma che uno, almeno uno, prima di uscire ti dicesse la verità. Cioè? Ciao, che ne so, sono Luigi. Non voglio sapere il tuo nome, non voglio sapere il tuo segno. Io voglio solo far l'amore con te. Evviva la sincerità. Sono Stefano e voglio fare l'amore con te. Sono Stefano e voglio fare l'amore con te. Sono Stefano e voglio fare l'amore con te. Ma sei sicuro? Nonna, devi farmi una cortesia. Certo, tesoro, tutto quello che vuoi. Devi farmi sperare i genitori stasera. Cioè, li dovrei far fuori io? Sì, fuori casa. Ho bisogno di una serata libera. Ah, sesso sfrenato. Beh, più amore, come nelle favole. Sta attenta a non sbagliare favola. E cioè? Cappuccetto rotto. Nonna, sei sempre la solita. Ti sei fatta i capelli rossi? Beh, Lily Gruber spopola. Mamma? Sì? Oh, mio amico, è successa una cosa. Lui sta con una ragazza da un po' di tempo. Sì. Ma si è innamorato di un'altra, di una nuova. Che deve fare? Cioè, lascia prima l'altra e poi si mette con la nuova? O vede come va con la nuova e poi nel caso lascia quella vecchia? Stefano? Sì? Lascia subito Anna. No, tu non hai capito, papà. Tu mi ci hai chiuso qua dentro a sto seraglio. Io volevo aprire un baretto in Giamaica, hai capito? Qui c'è la puzza dei cadaveri, non ci sei posta. Pieno dei sorci, dei cani, dei gatti, dei boa, dei koala, dei polli colorati, una zozzeria. Sta arriva uno, te saluto. Sì, poi ne parliamo a casa, ne parliamo. Sì, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo un cagnetto economico. Ecco, tipo ragno là. Ma come ragno? Ma questo qui è un prestigioso barboncino bianco dal pedigree, diciamo quasi rinascimentale. Te lo posso fare un prezzo di favore, guarda, che cammina pure su due zampe e fa il numero che gli cerchi e che le pallette. Milione e due. Prezzo di favore? E se ti chiedevo quel cavallo là, quanto mi sparavi? 30 milioni? Perché, è troppo? È troppo, sì. Ho capito, del cenaglio. Ascolta, io te do un conino, un iguana, quattro pesci rossi, un pappagallo, te incarto pure ragnetto bianco, mezzo milione. Mezzo pippo? Meglio,
E che ci faccio io con l'iguana, quattro pesci rossi, il coniglio e il pappagallo? Che ci faccio? Ci fa cena? Cena? Tanto ormai non è che... Anna, noi dobbiamo scappare. Ci ha telefonato nonna che ci vuole parlare. Ciao tesoro. Mi raccomando, non aprire a nessuno. Ma cosa vi deve dire la nonna? Credo ci debba parlare dell'eredità. Poverina. Fa parte della vita, Anna. Lo sapevo, troppo forte, nonna! Ammazza, che bel cagnetto! Vorrei un cappuccino freddo, ma in un bicchiere caldo. Un caffè non troppo ristretto, magari. E mi ci mette anche un po' di cacao sopra? E se ci riesce, mi ci faccio anche un bel cuoricino. Professore, lo zucchero ce lo mette lei, però? Bruscolino! Bruscolino, dove sei? Oddio, Bruscolino, ti prego, torna indietro, sei tutta la mia vita! Barista, mandalo per il cane! La professoressa, vede che se lo merita! Bello cagnetto! Oh, somigli proprio alla padrona, eh? 8x8? C'ho un cane. Fatti l'idea del cane, oh, un favo blu metallizzato, con pezzone sulla capoccia, eh? E vabbè, per quella volta me la rovevo. Benissimo. Voglio fare un bel pizzico al naso, che lo fai passare per cane New York. Oh, ma non esagerare, eh? Ma non c'è a castoro. Vabbè, oh, fa come te pare. Spero che sia venuto bene. Il profumo mi sembra buono. Che meraviglia. Tu dovresti aprire un ristorante con i prezzi che fanno. Eh sì. Però io non sono venuto per mangiare. E per fare cosa? No. Ti devo dire una cosa. Sai, è sempre difficile dirlo. Beh, insomma, è meglio se ci lasciamo. Ma perché? C'è un'altra? No, ma che dici? Ma perché dovete sempre pensare che ci sia un'altra donna di mezzo? Che... è un periodo un po' strano per me. Forse per gli amici, il rapporto con i miei. Insomma, ho bisogno di stare un po' da solo. Ti capisco. Mi capisci? Ma sì, certo. Forse hai ragione tu. È meglio stare un po' lontani. Ci aiuterà a conoscerci meglio, a sapere veramente quanto ci amiamo. Se ancora ci amiamo. Allora? Fatto. Meno male che l'ha preso bene. Non l'avrei mai detto. Oh, grazie per avermi accompagnato. Se no a che servono gli amici? Oh, non pensavo proprio, non una parola, non un pianto. Anna mi ha stupito, non credevo. Una grande maturità. E meno male stronzo! Che era matura. Che stronzo che sei, sei venuto pure oh, con gli amici. Oh, t'avanza niente per me? Beh, stronzi pure loro. Ah, regà, non farti più vedere. Piovono polli. Non lo so come ho fatto a mettermi con te, ma sei uno stronzo, hai capito? Vai, allora, vogliamo festeggiare la mollata di Anna o no? Oh, vai col mitico puttan turno? E vai. Guarda questa! Ciao bella, come va? Ciao cara! Guarda, c'è un fermo da quello, fermo da quello! Oh, carine! J'ai voulu tromper avec toi! Jubi, Juba e Jubox! Nous sommes les trombadors! A gratis! Sì? Ma vaffanculo! Oh, ma bene da andarvene che dobbiamo lavorare! Ciao cara! Bella!
Lavoratrici della notte! Yeah! Oh, il cappello, fermati, fermati, mi ha regalato Alex, fermati! Dai, però sbrigati! Lavoratrici della notte! Yeah! Yeah! Guarda che succede! Yeah! Yeah! Ma Giulio, fermati, che gli stanno a menare, fermati, fermati! Facci tosca! E se mi prendevano? E se facevano gratis, butto via! Supera la pazio mattutina! Ah, ma sei tu! Niente, niente, che sei un po'... Bello, Cagnetto, bello, sei troppo bello! Basta, mamma, che tu fratello non entra a casa, vero? Ma pure al cane! Ma no, è il regalo di Ale! Ai, mi posso il braccio, ah, Ale, insieme! Dio, che t'ha fatto, Armandino? Ma l'ha fatta l'antirabbica sto cane? E che ne so, tanto si vede? Eccola, quella lì! Ammazza, oh. È bella, eh? Per me è un mito. È bellissima. È una rosa che sboccia la mattina urlata di gocce d'acqua pura. Un gabbiano che accarezza le nuvole e quasi si poggia sul mare. Un'onda lenta sul mare caldo. Un'alba e un sole al tramonto. Un mix tra i più bei video che abbia mai visto. Che sei un poeta. Comunque se vuoi posso darti una mano io. Sarò il tuo, quello col naso lungo, come si chiama? Ma chi, Pinocchio? Ma che Pinocchio? Quello francese, quello che aiutava a conquistare la donna che amava il suo amico. Ah, Cyrano! No, no, ho un'idea migliore. Ciao, io mi chiamo Stefano. No, non mi dire come ti chiami. Non voglio sapere neanche il tuo segno. Voglio solo fare l'amore con te. Mamma mia, che pezza che gli ha dato. Mazza, com'era? Dio la sincerità, eh? Professoressa, posso aiutarla? Ah, grazie, molto gentile, Giuliana. Ho saputo che le è sparito il cane, mi dispiace tanto. Sì, il mio bruscolino. Era la mia vita, era tutto per me. Sapeva fare quei conti, lo sai? Sì, magari con la calcolatrice, ma tra un conto e l'altro non si ricorda se aveva fatto pure antirabbica. Mi ricordo una volta, povero bruscolino, aveva tanto male un dentino, allora l'ho portato dal veterinario che gliel'ha levato. Non ci crederai, guarda, ce l'ho ancora qui. Eccolo qua, il suo primo dentino. Ci credo, professore, ma l'antirabbica. Però poi è voluto fuggire, chissà perché. Professoressa, non lo sa lei, magari avrà voluto girare, vedere altri luoghi, altra gente, altri cani. Ce l'ha avuto il classico richiamo dalla foresta. Dici? Dico, ma sta antirabbica, ha fatto o no? Certo che l'ha fatta, perché? E meno male. Giuliano, ma che maniere? Dunque, interroghiamo... Monroe! Vediamo se sei preparata, eh? Allora... Parlami dei biossidi di carbonio. Li sai? Che culo che c'ha! Lo puoi di forte? Oh, fermi! Ma che è stato? Ruba proprio quel motorino! Perché? Che è tuo? No! Dagli la capocciata! Te stai fermo! Allora, che c'è da dire? È di una ragazza, glielo volevo rubare per riuscire a conoscerla. Ecco, vedi, quanto ha energia! Dagli la capocciata! Oh, e state fermo! Allora è una cosa romantica, eh? Bello, bello. Vabbè, che ce frega, noi se buttavamo su quegli altri. Grazie, ragazzi. Monroe! Aspetta un attimo. Hai preso 7, ma mo so affari tuoi. Facci sapere che voto gli dai, eh? Simpatiche. Brava, hai visto? Eri preparata, eh? Hai studiato, brava. Dai, ti accompagno a casa, su. No, professore, grazie, non posso. Sto aspettando mia sorella, non so a che ora finisce. Morrò! Lui?
No, eh? Mia sorella. Allora è finita? Eh sì. E allora ti accompagni a casa? Grazie. Beh, allora non me la presenti? No, non vai bene. Poi non vedi? Ha già trovato un altro. Scusa, Insomma, ti trovi bene in questa scuola, no? Sì, abbastanza. Ma cavoli, mi hanno rubato il motorino. Ma dai, magari l'avevi messo in un'altra fila. Ma no, stava qui. Te lo ritrovo io. Ma lo conosci? È quello che voleva fare l'amore con me. Sì, ma è anche quello che può ritrovarti il motorino. Magari, ci tengo da morire, pensa che l'avevo pure già truccato. Ok, se ci riesco, vengo a prenderti stasera ed usciamo insieme. Affare fatto? Va bene. Figuriamoci se ci riesce. Ma mi hanno rubato il motorino! Beh, mia sorella è un tipo difficile. È da sempre alla ricerca di un ragazzo particolare. Ah sì? E come lo vuole? Beh, colto, non della sua stessa età, un po' più grande. Insomma, diciamo che finalmente l'ha trovato, eh? Mia! Ecco, professore, siamo arrivati. Dai, non mi trattare da professore. Chiamami Massimo. Ok, ciao Massimo, grazie del passaggio, eh? Morrò, non ti preoccupare, ti aspetta al cancello. Non salgo da mamma, eh? Scusi, eh? Scusa! Sì, scusa, ma mia sorella è completamente fuori. Perché? È così divertente, simpatica, carina. Beh, certo, la sorella più grande ha altre doti. Per esempio? Per esempio, è molto preparata in chimica e non è da tutti. Arrivederci. Arrivederci. Sei cretina? Invece lui non è Massimo, è io Massimo. Ciao. Ciao, ho un regalo per te, sei pronta? Sì, un'altra camicia da notte. Chissà che c'è scritto sopra stavolta. No, ti ho fatto un regalo speciale. L'amico dell'uomo. Tieni, buon cane, Alex. Ma è bellissimo, è troppo carino, grazie. Guardalo, è così scuro, è introvabile un Carlino Nero Pece. Dove l'hai preso? L'ho comprato e l'ho pagato pure una cifra, circa... No, non si dice il prezzo, è volgare. Che nome gli metto? Beh, un bel nome potrebbe essere... Nocciolino. Sì, Nocciolino, è carino. Che c'è? Fa uno strano odore, però. Perché... Gli ho messo del deodorante, sai? Fa così chic. Non ci credo. Il mio motorino, mitico. Non sai che ho dovuto fare, un casino. Dai, sali, andiamo a fare un giro. Beh, allora com'è andata? Meglio che non ti racconto, una storiaccia. No, dai, dimmi, voglio sapere come hai fatto a fartelo restituire dai ladri. Semplice, gli ho detto che era della mia ragazza. Sì, e loro ci hanno creduto. Vuoi saperlo? Gli ho dato una capocciata. Non toglie, giuro che l'abbiamo trovato qua, glielo stavamo a riportare. Ancora, ancora. Ma dottor, io non c'entro niente, eh? Io questo manco lo conosco. Gli do una capocciata? Al gabbio la dai la capocciata! Ammazza che infame, oh! Vabbè, che devo fare? Ci ho provato! Scappali subito via! Fuori di qui! Ehi! Sono le tentili! Sono nella bisaccia! Come di via! Tutto! Strano, a me hanno sempre fatto tanto ridere. Ti è piaciuto? Adoro i film. Ci sono dei momenti della vita a volte che sono migliori di qualsiasi film. Ti accadono delle cose che non potresti immaginare o che viste in un film ti sembrerebbero ridicole. Il fatto è che nessuno sa dare alla propria vita un finale come quello dei film. E per te è difficile amare? Dipende da chi è vicino. Per me è importante l'atmosfera. Mi immagino un letto semplice, una canzone di sottofondo, delle candele magari, il rumore del mare. E vorrei farlo mentre sulla parete c'è proiettato un film con una luce particolare. Stronzi! Una luce non come questa. Le
L'hai visto il film? Quella scena di loro che entrano nello zoo di notte? No, bello. È bellissimo. Lui la prende per mano, mentre gli animali intorno guardano curiosi. E poi? Poi lui si avvicina e la bacia. E poi lo fa anche lei. Allora l'hai visto anche tu questo film? Solo un pezzo. Poi che succedeva? Ne succedevano di cose. Perché? Perché fa schifo, mi ha sporcato tutta casa e mia madre è incavolata nera, molto più nera di lui. Sì, ma tutti i cani sporcano, Alex. Sì, ma questo perde colore, è una delle tue solite sole. Giuliano! Oh, che carino! Beh, è troppo carino questo cane. Mi ricordo Bruscolino. Solo che Bruscolino era quello champagne. Guardalo lui, mi fa le feste, mi fa. Fa le feste a tutti, eh? Però con lei è particolarmente affettuoso. Senta, professore. Dimmi. Ho deciso, io lo regalo. Ma veramente? Sì, e gli posso dare un consiglio? Sì. Lo chiami come quel cane che ci aveva? Muscolino? Brava, 7 e più. Grazie. Grazie, Giuliano, che gentile. Dai, raccontami. L'avete fatto? Ma che, lei è una romanticissima. Pensa che per la sua prima volta vuole candele, musica, mare. Vuole vedere anche un film di Chaplin. Ah, pure Chaplin? Mazza, devi fare tutto questo per farla. Allora non avete fatto niente. No, qualcosa mi ha fatto. No. Giura? Giuro. C'era una scimmia che ci guardava tutta eccitata. Capirai, quelle copiano tutto. Che razza bastarda. Ma chi, le scimmie? No, voi uomini. È una versione in effetti, non copiate, su forza, lavorate. Non sfogliare, scrivi. È facile, non copiate voi due. Innamorati, dammi questo biglietto. Se non mi passi la versione di latino, giuro che mi ti faccio. Chi è questo coraggioso che vuole farsi il povero innamorati? Io. Io. Beh, io no. Dai, professore, piace abbastanza. Ma sì, serio. Questi sono tutti quattro, seduti. E lavoriamo. Forza ragazzi, sono arrivati i pulmi per la gita scolastica. Scusi, permette, sì. Si dice pullman. Ah, scusate, sono arrivati i pullman. Ragazzi, sarà una gita bellissima. Eccola là, tragedia scolastica. Sfigatù. Scusa, ma secondo te è più sicuro sedesse davanti o sedesse dietro? Beh, davanti. Ragazzi, tutti dietro. Dedicato ai protettori della città di Roma, Giove, Giunone e Minerva. Professore, ma non è che qua hanno distrutto tutto per finta? Cioè? Cioè, hanno visto che non facevano una lira, non ci veniva nessuno, si sono inventati tutta sta storia. Ma che stai a dire? Ragazzi, cercate di tornare indietro nel passato, di capire, di catturare quel tempo che fu. Olè, ci sono riuscito! Che cosa? Una lucertola che fu, professore! Ragazzi, andiamo a visitare la casa degli Aurighi. Ah, eccole qua, le dee della città e la dea dell'amore, Monroe. Buongiorno, professore. Massimo. Ciao, Massimo.
Che viscido! E poi come ci prova con te? Ecco la soluzione di chimica. E qual è? C2H3O? No, sei tu la nostra soluzione. Cioè? Vai a letto col professore, te lo fai, e lui ci dovrà per forza mettere all'esame. C'è la nostra chiave. Ah, io sarei la vostra chiave? Sarei la vostra chiavata? Ma voi siete pazze? Io per la mia prima volta sogno un ragazzo carino, pieno di pensieri, col quale capirsi al volo. Un sogno, insomma. Amorò, sempre a sognare, eh? Sei una paperina, sono belli i sogni. Sono belli sì. Invece voi mi volete regalare un incubo, andare a letto con un professore, e soprattutto quel professore. Alex, guarda, non ho prese sei. Ma che schifo! Ma come, ho vinto pure la gara? Una gita agli scavi di Ostia. Che cosa mi rappresenta? Noi che ci spostiamo verso dei luoghi. Beh, è normale, no? Ma come, Molinari? Non capisci? I veri luoghi sono dentro di noi. Basta chiudere gli occhi e ci sei. Prova. Sveglia, Molinari! Mica siamo venuti per dormire. Avanti, ragazzi, vi faccio vedere delle cose molto interessanti. Ma che sta a fare? Ancora vi appunti? Verba volant, scripta manent. Ma che sta di? Verba volant, scripta pures. Alice, sai che questa era una civiltà floridissima? Guarda che ville, che palazzi! E come sono finiti? Si vede che già esistevano i portasfiga. Ma questa è la bellezza del tempo! Che cosa ci sarà stato qui? Tende, colonne, fiori alle finestre! L'uomo saggio è colui che sa di non sapere. Maestro! Cos'è questa fame che sento? È la fame di sapere, mio discepolo. Abbiamo faticato molto, ma oggi ne raccoglieremo i frutti. A frutta? Ma nemmeno la bagnotella! Innamorati, dammi la merenda tua! Dissacratori! Ma dove avete preso questi vestiti? Stavano nel baule! Sono abiti di scena! Ma come ce l'ha detto lei? Catturato quel tempo che fu! No, più a poco, lo buffoni! E anche te, lassù, vieni giù di là! Un attimo, professore, mi lasci finire la mia lezione. Ma secondo voi, allora, cosa successe? Cosa distrusse quella civiltà? Magari è stato un uragano! Ti hanno vista bere a una fontana, che non ero io. Ammazza che bel culo. Simpatico. Peccato che io non trovi nessun aggettivo per te, tranne uno, stronzo. Non mi dire che te la sei presa. Sono complimenti sinceri. Magari preferivi uno di quelli formali, tipo che bei capelli che c'hai. Per me saresti rimasto comunque uno stronzo. Allora comunque era meglio che Berculo. Eccoti, ti ho cercato dappertutto. Lui è Gianluca, il mio amico, ti ricordi? Te ne ho parlato un sacco. Ciao. Ciao. Che bei capelli che hai. Ti piacciono? È strano, sembri più un tipo che nota altre cose. Beh, hai anche altre cose, eh? E beh, simpatico il tuo amico. Amico mio. Ragazzi, venite con me, andiamo a visitare la villa dei Sette Sapienti. Dai, andiamo a visitare la villa. Che fai, Gianluca, vieni con noi? No, 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 andate, andate. Siete così carini insieme. Il Leopardi, quanto la sua scarsa prestanza e il suo fisico menomato, la sua bruttezza, hanno influito sul suo pessimismo? Dimmelo tu, De Marchi. Ma professore, e perché me la chiede proprio a me? C'è un'allusione?
Te lo chiedo per vedere se hai approfondito Leopardi. Ah, ma per lei nella vita esiste solo il Leopardi. Cioè, il massimo delle sue aspirazioni è sapere se Cigno di Recanati c'aveva i brufoli. Ma è possibile che non capisce quando uno si è rotto le palle? E mi lasci perdere! Hai ragione, è meglio che te ne vai a riflettere in corridoio. Vai, esci fuori! Ma che ha, De Marchi? Mi sembra matto. Beh, gli è successa una cosa brutta, Gli piaceva una... Si è messa con altro. Ah sì? Mi dispiace. Professore, sono mica tutti belli come me. Non ha fatto, ecco l'uscita delle belve. Sembra un circo. Giuliano, viviamo in un mondo dove esistono anche gli altri. Ci sono dei modelli. Infatti ieri sera ho visto una modella fighissima. Modelli nel senso degli schemi, le convenzioni. Non possiamo fare sempre quello che ci pare, la mano. Oh, scusa, c'hai ragione, ma... Sei scusa. Tanto a te che ti fregano. Mica fai parte del mondo, tu pensi che nessuno ti giudichi, ti guardi. E mo stanno tutti a guardare a me. Proprio così. Vabbè, perché non si fanno i cavoli loro? Senti, forse è meglio che facciamo un break, uno stop. Ma quale stop? Mi sono comprato pure le scarpe classiche per te. Queste? Complimenti. Io ho bisogno di stare un po' per conto mio, da sola. Voglio capire, voglio guardarmi dentro. Ciao. Ma perché non ci guardiamo insieme? No, io ho bisogno di una pausa di riflessione, capito? Ho capito, ti chiamo dopo. See you later, alligator. Ti chiamo dopo. Ma va. Ammazza quanto sei incazzata, oh. Ma perché? Mo stanno tutti a guardare a me. E tu che c'hai da guardare, oh? E vai, che mira che c'ho! Avanti, Mellini. Vediamo se con un piccolo sforzo riesci a farti ammettere agli esami. Se no, no. Hai capito? Va bene. Saprai sicuramente qualcosina di Iena. Lo so, Iena Plisky, fuga da New York. Ho vinto qualche cosa? Niente. Iena è la città in cui si costituì il circolo dei romantici. E siccome tu hai un comportamento tipicamente romantico, cosa sai dei romantici? I romantici... Sì! Scrivono parole sui muri come ti amo, cerbiatta. Si regalano lecca lecca a forma di cuore. Dedicano canzoni alla radio e poi vanno... Aia! Ma che è successo? La professore, l'hanno pignato dal cortile. Aia, che male. Cos'è successo? Dove sono? Nella casa degli spiriti. Oh, ma chi sei tu? Il solito spiritosone. Giuliano, levati sta cosa dalla testa. Comunque stai meglio, riposati. Giuliano, fagli compagnia. Oh, ma cos'è successo? Ti hanno tirato una pigna in testa. Una pigna in testa? E chi me l'ha tirata? Io, perché non sapevi niente dei romantici, così ti ho osservato, sei contento? Ah, vaffanculo, va! Vedi a fa' carità. De Marchi, non ho da accendere, hai del fuoco? Sai, dovresti avere più rispetto per il Leopardi. Di nuovo con Leopardi, professore, basta. Ma il Leopardi potrebbe farti capire meglio l'animo femminile. Le donne, o le fai ridere o le fai piangere. Io non riuscivo mai a farle ridere, allora mi sono schierato con il Leopardi. Ho scelto la tristezza. E ha funzionato? Tanti anni fa mi presi una cotta terribile per una giovane collega, ma non sapevo come conquistarla. Non solo, per essere timido ero anche povero.
Non avevo una lira. Pure. Ogni mattina una bellissima colomba bianca veniva a beccare le briciole che mettevo sul davanzale. Ecco il regalo, pensai. La presi e me la misi sotto il cappotto. Non avevo neanche i soldi per una gabbietta. Professore, lei fa piangere pure me, mica solo le donne. Più lei tardava, più io stringevo a me la colomba sotto il cappotto, finché lei arrivò e mi sorrise. Allora io tirai fuori il mio regalo, ma la colomba, forse perché l'avevo stretta troppo, era morta soffocata. Che sfiga! Lei scoppiò a piangere, io pure. Lei asciugava le mie lacrime, io baciavo le sue che le rotolavano sulle guance. Passammo la notte insieme, un'esperienza bellissima. Mica tanto, tutti frascichi. E poi si è sposato con lei? No, con un'altra, ma è il mio ricordo più dolce. Marchi, o ridere o piangere. Mauro, guarda che Alice è caduta e si è fatta male. Che sfiga, questa non ci voleva. Capirai, ha parlato lui. Oggi hai dei capelli bellissimi. Ma che fai, ci provi? Certo. Guarda che io sto con il tuo amico, o non siete più amici? L'amicizia è per sempre, sono le donne che passano. È per questo che bisogna prendere al volo. Lascia! Sei contento, vero? Per così poco. Per fortuna, ma mi avevano detto che ti eri fatta male. Ti posso chiedere una cortesia? Non mi nominare mai più. Vabbè, come vuoi. Che ti è successo? Che mi è successo? Litigato qua. Come mai? Sai come sono fatte le donne? Lei pensa che è meglio che non ci vediamo per un po'. L'ho scaricato. No. Vedi Giuliano, le donne sono fatte così, un giorno ci stanno, l'altro giorno non ci stanno più. Ma no, ha detto che ha bisogno di una pausa di riflessione. Perché ridi? È un classico, pausa di riflessione, che vuol dire? Che si fa un altro. Davvero? Fortuna, Caterina. Caterina, ti accompagno? No, grazie, vado da sola. Perché? Perché sì. Come va? Bene, tu invece come stai? Bene, perché come dovrei stare? Cate! Dai, posso prenderti stasera? Stasera non posso, perché devo studiare da Claudia. Le donne. Facciamo due passi insieme? No, è che volevo comprarti l'ultimo CD di Eros, andiamo? No, grazie. Vabbè, allora ce l'ho da solo. Bravo, vacci da solo, vai. Beh, non vai, vai, vai. Vado, vado. Ma Giuliano, che sta a fare lì da solo? No, niente, mi sono fatto male alla gamba, non mi riesco a muovere. No, muoio, ti aiuto io. No, non ti preoccupare, guarda, è peggio. Vai a casa, io poi ti raggiungo, vai. Ha fame, è questa la pausa di riflessione? Ma Giuliano, non stai male. E allora? Mi è passato, no? Andiamo a casa. E tu che ci fai qui? Ho esagerato e sono venuto a scusarmi. Non ci credo. Dai, apri il portone. Ti giuro che mi sento in colpa. Apri. Ecco aperto, e adesso? E dai, sorridi, facciamo la pace. Guarda che dobbiamo andare d'accordo noi due. Anche perché tu sei la ragazza del mio amico. Ah, te lo ricordi adesso, eh? Te l'ho detto, ho fatto una cazzata. Dai, facciamo due passi. Facciamo due chiacchiere, diventiamo amici.
C'ho anche una bella festa divertente. Ti va? Ok. Allora, che ne dici? E questa sarebbe la festa? È la nostra festa. Quanto sei scemo, io me ne vado. Ma dai, vieni di là, una sorpresa bellissima per te. Sì, un'altra. È di qua, veramente. Apri, scemo! Lo sapevo che non dovevo fidarmi di te! Se non mi apri, giuro che te la farò pagare! Gianluca, apri! Se gentilmente, quando rientra Caterina, mi fa richiamare. Grazie, signora. Gianluca, apri o ti sfondo la porta a calci! Gianluca, dai, piantala! Che stai facendo? Non c'è romantica passione più dolce e pura come te. Per me sei un mito, sei una rosa che sboccia la mattina orlata di gocce d'acqua pura, un gabbiano che accarezza le onde ridendo e che quasi cade sul mare, un'onda lunga sul mare calmo, un'alba e un sole al tramonto, un mix tra i più bei video che abbia mai visto. Che sempre cercherò, sempre insieme, sempre in noi. Me la sono fatta, gliel'ho chiesta la gentile e me l'ha data. 1, 2, su e giù, qua stampata proprio lei. Ma chi? Ma una favolosa che però tu non conosci. Dove l'hai beccata? Al volo, così. Beato te. Io Caterina non me la farò mai. Ma che dici, vedrai che te la fai, basta Vorello che te le fai tutte. Oh, ma se te lo dice uno come me che sono tuo amico, eh? Ciao Giulia, ciao, bella, frate. Scusa, ma ureschi? No, mi serve! Me l'hanno appena ritrovato! Ma ti ho detto di no! You love, leaving my heart beating so fast.
sto casino? Ma guarda quello! La disgraziata affare! Sta sfasciando la macchina del macellaio, ma... Alex, guarda! Oh, ma che ce l'ha con te? No, ma come ti viene in mente, no? Alex. Sta gridando Alex! Capirai, Alex è un nome così comune. Senti, vieni qua un attimo. Dimmi, Alex, ma lo conosci o no? Ma che, stai scherzando? No! La disgraziata! Sicura? Ma dai, ti pare mai che posso conoscere un bolo di quella portata? Sciù! Ma stronza! Anfame! Scendi! Oh, buono, che sto a fare? Oh, ma che fai? Ma che è tu? È mia, sì, la macchina, come? Non è mia! E Alex! Alex, a chi è stare? Chi ti sarei mai inculata? E dove stavi quarto d'ora fa? Quarto d'ora fa stavo a tagliare la braciola! La braciola? Allora sei un voraccio peggio di me! Voraccio, che fai? Ti pure per culo, ma cacci i soldi! Oh, ma che colpa di... Ti sei comprato un duetto rosso? Con sta faccia te dovevi comprare la banda, no? Anche il senso della passione! Ma tanto sei presa! Cate, guarda chi c'è! Ciao! Ciao! Beh, vi lascio, eh! Ciao, Cate, ci vediamo domani! Ok, domani! Non ti ho visto a scuola, così sono venuto! Beh, non mi sentivo oggi! T'ho cercato dappertutto, mi sono preoccupato! Tutto bene comunque? Sì, tutto bene! Perché non usciamo? No, guarda, non posso. Domani ho l'interrogazione di filosofia. Ma non riusciamo mai a vederci. Te l'ho detto, sono rimasta indietro con gli esami di maturità. Dai, facciamo come allo zoo. No, dai, stai fermo. Senti, è un periodo un po' difficile. È meglio che ci diamo una pausa di riflessione. Come sto? Sembri una collegiale. 5 e mezzo massimo. Ma dammi almeno la sufficienza. Ma tu non capisci, Morrò. Devi puntare in alto, capisci? Mettiti una gonna corta con spacco, delle calze autoreggenti. L'otto in tibia, così non te lo toglie nessuno. Cavolo, è lui. Devo andare. Vado così. Morrò, non dimentichi qualcosa? Ma un preservativo! Ci manca solo che divento zia. Guarda quelle pesche come ballano, ammesse a pieni voti alla maturità. Ma guarda questo come balla male, vuole fare il ventenne, che ridicolo. Che stai pensando? Io? Che balli benissimo. Ah, grazie. E tu? Che ho voglia di frutta. Via! Ora chiappa, Giuliano. Oh. Ma dove sta Stefano? Non lo so, era incavolato nero. E perché? Ma pure ha risposto male. Allora finalmente sta bene, è lucido. Ce lo dici te. Anna, mo bene, mo fuma pure. Stefano, ma che ti è successo? Caterina mi ha detto una cosa orribile. Che cosa? Che vuole una pausa di riflessione. Minimo c'è un altro, no? Ma che dici? Ma può essere un momento difficile, magari c'è un'interrogazione vicina, o peggio c'ha le cose sue. Dico, ti sei messo con la più figa della scuola, c'hai pure da lamentarti. Ma prendi l'allegra, dico, sono o non sono il tuo Cyrano? Portala in giro, no? Falla un balletto strano col motorino. Le donne, so tutte sceme, quelle se fa una cosa così, prima o poi ci cascano. Essere uno con il tutto. Questa è la punta più alta del pensiero e della gioia, la sacra cima del monte, il luogo dell'eterna calma, dove il pomeriggio perde la sua afa, il tuono la sua voce. Il mare, che freme e spumeggia, assomiglia alle onde di un campo di grano. Essere uno con tutto ciò che esiste. Bravo Bellini. Lo vedi che quando vuoi le cose le sai?
Ti ci voleva una pigna in testa. E uno che la mira. Scusi, professore, ci sarebbe il preside. A posto, ragazzi. In piedi. Seduti, seduti. Mauro Fraschetti. Sono io. Bravo. Grazie. E lei è il proprietario del motorino verde targato LEB 17? Che me hanno rubato di nuovo? Si è beccato una bella denuncia per atti vandalici. Forza, mi segua in commissariato. Da te non me lo sarei mai aspettato. La macchina di un macellaio, poi. Un lavoratore! Via da questa scuola. Vergognatevi. Non solo porta sfiga, ma rompe pure le macchine. Sfasciana macchina. Che delinquente, oh. Ciao. Ah, ciao. T'ho chiamato 60 volte. E come mai invece tu non chiami più il mio amico? Perché mi sono innamorata di uno stronzo. Ah, sì? E chi è? Uno. No, veramente, rimettiti con lui. Sta soffrendo. Non è colpa mia. Sei entrato nella mia vita ormai. Ma ne posso anche uscire. E se lo sapesse Stefano? Non ti crederebbe mai. Siamo amici da sempre. Allora, stai idrocarburando? Baby. Buonasera, professore. Buonasera, caro, buonasera. Ecco la sua chiave. Grazie, grazie. Baby, vai, vai, baby. Stasera non mi chiamerà il professore, eh? No, certo. O forse sì. Madame Moreau. Grazie. Io non mi preoccupo del male fisico, ma di quello mentale. Spezzare un sogno, pensa che dolore. È una cosa troppo importante, non puoi darla via così, al primo che capita. Io direi uno che pensa soltanto a mettere un po' di musica. Ma che ha fatto prima? Ma che cosa mi ha detto? Cosa provo? Quella è un'altra musica. Ho messo un po' di musica. Che sensazione. Vedo se c'è qualcosa da bere. Va bene, io vado in bagno. Tu intanto sfogliati, eh? Ci infiliamo a letto? Peli bianchi. Foruncolo. Slippazzi. No. Oh, professore, mi metta quattro. Mi metta tre, mi metta quello che vuole. Non ce la faccio. Ma cosa fai? Monroe, ma vieni qua. Ma non ti spaventare. Scusi, prof. È senza rancore. Ma prof, ci sgrazie. No. Attenzione, fanculo. Quando parte il mio canto non mi può fermare più. Insieme alla McLaren su un banchi che mi tira su. Non mi prende male perché sale nella orizzonte. Bene, bene, bene. Vedo che ci siete tutti. Professore, posso andare al bagno? Vai, Minelli, vai, sì, vai pure. Allora, cominciamo con qualche interrogazione. La correggo, professore. Lei oggi doveva fare la spiegazione del programma. E invece interrogo. Va bene? E voglio fare un'interrogazione particolare. A tre. Allora, vediamo.
Borsetti Valeriani. Anche Morrova? Vi piace a tre? Allora, facciamo un bel tipo di interrogazione. Per esempio, sulla fotografia. Mi sapete dire che tipo di soluzioni solventi si usano per lo sviluppo di una foto? Quindi, voi non sapete niente, però volete lo stesso fare le fotografe. Professore, scusi, posso andare al bagno? Vai, vai in bagno! Ma che è l'epidemia oggi? No. Male, molto male. Va bene, e allora continuiamo questa interrogazione dalla quale dipenderà la vostra ammissione agli esami di maturità. Stefano? Oi. Scusa se non ti ho chiamato in questi giorni. No, figurati. Ti devo parlare, voglio spiegarti. Ok, d'accordo. Non dire niente a nessuno, neanche a Gianluca, giura? Giuro. Allora tra un'ora. In biblioteca. Ok, ci ho ripensato. Mi rimetto con il tuo amico. Oh, bene, sono contento. Pure. Non hai capito, eh? Io lo faccio per tutte e due. Lui si rimette con te ed è felice. E tu è quello che ti meriti. Uno che t'ama veramente. E insieme siete perfetti. Io la penso così. E io ho voglia di fare l'amore con te per un'ultima volta. Dai, ti aspetto in biblioteca. Ho una copia delle chiavi. Non lo sa nessuno. Io le pulire adesso e come al solito ci passate sopra, eh? Dove corri, Mancini? Torna subito in classe. Mi lasci stare! Non finisce qui, Mancini, eh? Stefano! E fermati! Ma che ti frega, era una stronza! Io l'ho fatto per te, per fatelo capire. Per me? Te la sei fatta per te? Perché fai schifo! Amico, sei solamente un uomo di merda! E allora dai, sfondami, spaccami la faccia! Ecco, così ti senti a posto, vero? Così torniamo amici, non sarà mai così! È perché hai paura, sei sempre stato un vigliacco. Ragazzi, fermi, ma che fate? Ma perché avete litigato? Mi passerà, è nervoso. Tutto passa. Tutto passa, hai capito? Complimenti, bella interrogazione. Avete preso 6, in 3 però, 2 a testa. Deficiente secchione del cavolo! Però belle palle il professore. Perché, hai visto qualcosa? Ma no, nel senso che ha voluto rischiare. Pensa se questa foto fosse venuta bene. Ma veramente gliel'ho detto io che era sfocata. Ma sei cretina! Ma mi ha detto che era disperato, che se sua moglie veniva a sapere di quella foto l'avrebbe lasciato e non avrebbe più potuto rivedere suo figlio. Oh, ma ha detto che si voleva ammazzare. Sei da ammazzare! Si è inventato tutto. Non è sposato, non ha figli e non ha foto. Non ha niente. Sì, ha solo una luna idiota. Ai.
fai fermo qui? Io no, niente, mi sta a riposare. No, tu mi fai la posta. Io? Sì, mi devi lasciar vivere. Ti vuoi mettere in testa che non puoi continuare a seguirmi, spiarmi, a sfasciare le macchine? Come lo sai? Lo so, lo so. E questo è scritto sui muri, Alex, è la mia droga. Devi cancellarmi, io per te non esisto più. Mica è facile, eh? Vedi, Giuliano, io mi rinnovo, io cambio. Un giorno sto qua, un giorno sto là. Cerco nuove emozioni, nuovi sapori. Come dire, io sono un po'... Mignotta? Ciao, anzi, addio. Ma Alex! Guarda! C'ho i calzettoni nuovi. No, Martina, non mi va di giocare. Ha chiamato la scuola, ma che è successo? Niente, mamma, non è successo niente. Come al solito non mi vuoi raccontare niente, no? Dai, vieni a tavola che è pronto. Io non vengo, non ho fame. Vieni, amore, vieni a tavola. Come al solito hai posteggiato male il motorino. O sono io che sono negato a fare la manovra? Senti, non vuole neanche venire a tavola a mangiare, eh? E io gli avevo preparato anche i carciofi che gli piacciono tanto. Strozzo. Ecco. Non lo so. E posteggi male il motorino. E la luce è sempre accesa. E non avvisi mai quando inviti qualcuno. E non studi. E torni tardi la sera. E sei sempre l'ultimo a venire a tavola. Ma che cosa credi? Che sia un albergo questo? Basta! Ma voi dovete insegnarmi solo questo. Ma non mi dite che qui fuori fa schifo. Che ti fottono come e quando possono. Gli amici, le donne. E voi non mi dite niente, non mi dite un cazzo. Ah, i problemi sono solo questi, eh. Parole, stupide parole. Magari fossero solo questi. Cazzo, cazzo, cazzo. Sono stato ammesso. Auguroni anche a te. E vattene col faccio malefico. E vai, sono stato ammesso, sì. Gianluca, 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 Gianluca. Promossa. Io non sono stato ammesso. Oh, ma ho messo quattro storie. È assurdo. Un po' dal preside. E vai. Mi va a vedere? Avanti. Scusi, signor preside, perché sono stato bocciato in storie? Non eri preparato. Non è vero, ho sempre risposto bene, sono stato interrogato 3 volte e ho sempre preso più di 6. In storia antica, ma non sei preparato in storia moderna. Chi è questa? E che ne so? Lo vedi che non hai studiato? Su, fai un piccolo sforzo. Chi è? È una bella figliola. Sì, ma è la bella figliola del tuo preside. È mia figlia Lucilla. Lucilla, la piaccia del pineto. E che ne sapevo io, preside? Male. Bisogna sempre studiare, approfondire, prima di fare cazzate. Quando uno è ignorante, sbaglia e viene bocciato. Questa è una vendetta familiare. Lei è come Marat, che usa il suo potere per scopi personali e non per aiutare il popolo. Lo vedi? In storia tradizionale vai forte. Ora puoi andare. E invece sa quanto ho dato io a sua figlia in esperienza sessuale? 10 lode. Per raggiungere quel livello Lucilla si è fatta legare a letto. E volli, sempre volli, fortissimamente volli. È la vittoria. Alfieri del cazzo. Vai, vai! Sono stato ammesso! Bravo! Sono stato ammesso. Professore! Professore, la volevo ringraziare. Che avrò fatto male? Lei ha fatto molto per me. Ah, ti riferisci a lei? È la ragazza che mi aveva schizzato. Adesso stiamo di nuovo assieme. Ah, l'hai fatta ridere o l'hai fatta piangere? Piangere a fiumi! Leopardi! Ma quale leopardi? Le ho raccontato della sua storia, della colomba bianca. Quella è peggio di un lutto in famiglia. Ti aiuto io. Oh, grazie. Che gentile. Guarda le colombe. Belle, eh? Ti ricordi, vero? Bellissime. Tu sai quanto mi piacciono le colombe.
hanno ammesso, eh? Io però te volevo chiedere una cosa, non so da dove incominciare. 100 sacchi? De più. Giulia, non c'ho una lira. No, io ti volevo dire che, insomma, io e Anna, la tua ex, ci saremmo sentiti, ci saremmo pure visti. Oh, non è successo niente, eh? Ti piace? No! Una cifra, ste. E addirittura gli piace come mi vesto, come mangio. Mettiteci insieme, no? Sicuro? Guarda che io sarò pure in boro, ma per me l'amicizia è sacra, eh? Stefano, Stefano, hanno lasciato un biglietto per te. Ma chi? Non lo so, l'ho trovato nel cassetto. Grazie. Prego. Bravo, sei stato ammesso, non avevo dubbi. I dubbi ce l'ho su tutto il resto. Sai quando è cominciato tutto? In gita scolastica, eri sopra quell'antica colonna e parlavi del passato. Ma qui hanno vissuto donne, uomini. Lì mi hai colpito. Che si amavano. Ti guardavo e ti vedevo diverso da tutti. Mi piaci. So che ti starai chiedendo chi ti ha scritto questo biglietto. Delle semplici parole ti fanno vedere mille volti e nessuno. Io vorrei tanto sapere chi ti piacerebbe che io fossi. È strano, ma... Amare è bello a volte se rimani nell'ombra, perché la persona che desideri la immagini come vorresti che fosse. Come sono io? Come sei tu? Come saremo, se mai saremo insieme? Ho deciso di rischiare. Di farmi vedere. Sono anni che siamo insieme in questa scuola. E visto che quest'anno è l'ultimo anno, poi chissà cosa faremo. Insomma, ho deciso di darti un appuntamento. Vorrei che tu fossi promosso, che io fossi promossa. Ma soprattutto che tu non fossi deluso. Sai, io sono un po' strana. Pensa che il mio sogno era quello di poter incontrare Jim Morrison. Re delle lucertole. E invece incontrerò te. Almeno spero. Non che tu abbia a che fare con le lucertole. Comunque, sappi che ti aspetterò tutto il giorno del 31 luglio sul terrazzo della scuola, nella speranza che siamo stati promossi tutti e due, ma soprattutto sperando di vederti sorridere.